autobus, autobus, SOS. Giovanotto, giovanotto, non vede che mi sto dicendo le orazioni? Questa è l'ora dell'Uffizio, se ne vada. Blue eyes, baby's got blue eyes. Antilia incluye las ruinas de la antigua ciudad romana de Sepinium, fundada en el 293 delante de Cristo. Sepinium es la ciudad romana de la llanura que se encuentra en la intersección de dos carreteras principales, la Draturo, Pescasseroli y Candela, atravesado por rebaños trashumantes en sus movimientos estacionales y el otro transversal a la misma, la cual desciende del Matese y continúa en dirección a la costa. El lugar fue utilizado ya durante el Samnita como punto de encuentro y intercambio de productos agrícolas con los pastores durante la transhumancia de los rebaños, a continuación, llamado el puerto del mercado. La ciudad romana, que es lo que vemos hoy en día, fue precedida por una época samnita de elevarse detrás de la montaña, conocida como Terra Vecchia. De los antiguos asentamientos se encuentran actualmente evidencias considerables reconocibles como las espléndidas murallas de poligonales, cuyo perímetro es rastreable en su mayor parte. Brava Mariana! Senti, Louise, non torniamo indietro. Che vuoi dire, Thelma? Non fermiamoci. Scopo della proclamazione delle riserve è promuovere e dimostrare una relazione equilibrata fra la comunità umana e gli ecosistemi, creare siti privilegiati per la ricerca, la formazione e l'educazione ambientale, oltre che poli di sperimentazione di politiche mirate di sviluppo e pianificazione territoriale. In tutto il mondo vi sono attualmente 553 riserve, di cui 8 in Italia: Valle del Ticino, Lombardia Piemonte, Miramare, Friuli Venezia Giulia, Selva Pisana, Toscana, Arcipelago Toscano, Toscana, Circeo, Lazio, Colle Meluccio, Monte di Mezzo, Molise, Cilento e Valle del Diano, Campania, insomma Vesuvio e Milidorio, Campania. L'UNESCO ha promosso la creazione di un network mondiale delle riserve della biosfera al fine di promuovere su scala internazionale lo scambio di studi, ricerche, strumenti di monitoraggio, percorsi educativi, formativi e partecipativi realizzati all'interno delle riserve stesse. Brava! Io così, con quella forza che ha solamente chi è puro di mente, Presidente, siamo con te. Meno male che Silvio c'è, Presidente, siamo con te. Monte di Mezzo, il complesso forestale di Monte di Mezzo, Feudozzo, in Taro, esteso per circa 1170 ettari di proprietà degli Angioini dal 1200 ed utilizzato come residenza estiva, fu acquistato nel 1606 dai monaci certosini di Napoli, che dopo un immane incendio distrusse l'intera foresta e i 5 casali che vi restavano. I monaci certosini lo ricostruirono e lo conservarono fino al 1799, quando in seguito alle leggi eversive della feudalità e sui beni ecclesiastici entrò a far parte del regio patrimonio della casa borbonica e con regio decreto numero 981 del 12 giugno 1825 fu dichiarato reale riserva di caccia con l'unità d'Italia, fu incamerato dallo Stato. Già foresta demaniale dello Stato, Monte di Mezzo è stato dichiarato riserva naturale orientata per 242 ettari con DM, che vuol dire, immagino, decreto ministeriale. La riserva è stata ampliata a 291 ettari in unico complesso con l'aggiunta di 49 ettari di proprietà dell'Istituto Sperimentale per la Selvicoltura.
oggi CRAFSA. Da oltre un secolo dunque Monte di Mezzo è gestito dal Corpo Forestale dello Stato. La riserva naturale Monte di Mezzo, per una superficie di 291 ettari, fu dichiarata riserva della biosfera nell'ambito del programma MAB dell'UNESCO. MAB che cosa vuol dire? L'intero territorio della riserva è inoltre incluso nell'elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, contribuendo così alla realizzazione della rete Natura 2000. Bravo! La conoscenza, la salvaguardia, soprattutto la riserva di Monte di Mezzo e Collemenucci, insieme all'altra riserva del Circeo a Latina, le prime a essere istituite come riserve della biosfera. Però adesso c'è un progetto di ampliamento della riserva con un consorzio di 7 comuni. Quindi da 600 ettari raggiungeremo i 25.000 ettari. La riserva di Monte di Mezzo, ci sono due specie maggiormente rappresentative, che sono il cervo e il faggio. Il Collemenuccio è particolare per l'abete bianco. E nell'altra riserva di pesche, soprattutto legge pino nero. L'aspetto della biodiversità è importantissimo. Da noi addirittura si prevede che fra 100 anni, quindi noi non saremo testimoni, da noi il faggio scompaia e al contrario il cervo aumenterà l'area. All'epoca delle glaciazioni l'abete bianco era molto diffuso in Italia perché il fresco arrivava fino al mare praticamente. Anche a Termoli probabilmente cresceva l'abete bianco. Poi quando il clima si è riscaldato, noi stiamo vivendo un periodo interglaciale, che peraltro sta quasi per finire, e quindi potrebbe tornare una nuova glaciazione. Allora, piano piano l'areale di diffusione si è ritirato verso l'alto e quindi si trovano queste, che sono veri e propri relitti che testimoniano una glaciazione che è finita 10.000 anni fa. Una cosa molto importante che abbiamo realizzato in questa riserva è anche un percorso adattato diversamente ambiente. Quindi siamo molto sensibili. Inclusivo, diciamo. Sì, è un anello di 2 chilometri e quindi sia il disabile non vedente anche il disabile motorio. Addirittura la provincia di Isernia ha donato 2 elettroscooter. Where is my love?